Protocolli e Priorato di Sion. Sapete, inizia a nutrire un certo pessimismo riguardo alla nostra società moderna. Bastano pochi clic in rete per rendersi conto che c'è gente disposta a credere a tutto pur di dare un pizzico di sale alla propria sciapida vita. Ma andiamo con ordine. Avete mai sentito parlare del Priorato di Sion e dei protocolli dei Savi di Sion? Il Priorato è stato ripreso anche da Dan Brown per il Codice da Vinci, anche se quello da lui descritto nel romanzo è molto diverso negli intenti da quello a cui i complottisti credono. Quello descritto da Dan Brown è una millenaria società segreta che cerca di nascondere la mortalità e la discendenza di Gesù Cristo, mentre quello dei complottisti nasconderebbe l'intento per la creazione di un nuovo ordine mondiale, con ciò che questo può realmente significare. E secondo il mio parere, molti di loro hanno idee confuse riguardo a cosa voglia dire davvero nuovo ordine mondiale. I protocolli, invece, non sono così conosciuti, ma questo non è un male, visto che sono una bufala. Secondo alcuni complottisti, le due cose sarebbero correlate, ma questo è vero in parte e corrisponde più o meno a ciò di cui parlo nel mio video sul tesoro dei Templari. Chiunque può creare collegamenti per ogni genere di cosa e troverà sempre qualcuno disposto a crederci. Ma cosa è nato prima? Si potrebbe dire, prima l'uovo o la gallina? Anche in questo caso la risposta, se c'è, non cambia nulla sulla loro natura fraudolenta. I protocolli di Sion furono creati all'inizio del XX secolo dalla Okhrana, la polizia segreta zarista per diffondere l'odio verso gli ebrei nell'impero russo. Che fossero un falso lo si scoprì molto presto e si basavano su uno scritto satirico francese del 1864, che non parlava neppure di ebrei ma che criticava la monarchia di Napoleone III, e poi su altri scritti seguenti che lo ripresero. In pratica, lo stesso processo che si può usare per un romanzo fantastorico alla Dan Brown. Purtroppo, i protocolli vennero in seguito utilizzati nella propaganda nazista e fascista per fomentare l'odio verso gli ebrei. Il paradosso è che le persone che oggi ancora ci credono lo fanno perché pensano così di opporsi ai poteri forti, mentre furono i poteri forti che se ne servirono. Il Priorato di Sion è, o meglio era, un'associazione fondata in Francia nel 1956 da Pierre Plantard, un disegnatore, e da subito fu una bufala conclamata. Prima di tutto il nome, che si rifà a una montagna vicina alla località di Annemasse, chiamata Sion, che non ha niente a che vedere con il sionismo. Dalla sua nascita, l'associazione iniziò a produrre una serie di documenti falsi che dovevano servire come prova dell'esistenza millenaria del priorato. Ciò che questa bufala ha prodotto in seguito è talmente vasto e complesso che avrebbe bisogno di un video a parte. Ciò che oggi i complottisti considerano del priorato sono solo alcuni aspetti superficiali che è facile diffondere: il loro presunto legame con la massoneria e i poteri forti in genere, in mano a famiglie di banchieri ebrei corrotti. Il legame tra priorato e protocolli venne creato ad arte da Henry Lincoln, un produttore della BBC, Richard Lake, un romanziere statunitense, e da Michael Bygent, un saggista neozelandese, solo per guadagnarci sopra con la presunta scoperta dell'origine millenaria del priorato. Se cerchiamo Priorato di Sion su Facebook, in varie lingue, troviamo moltissime pagine a riguardo. Alcune, per fortuna, sono ironiche, ma molte sono quelle che promuovono ancora questa bufala. Se cerchiamo i protocolli di Sion troviamo fortunatamente meno materiale, ma molti ancora li considerano reali. Cercando in rete, mi sono imbattuto in questa foto. Ciò che si vede è una protesta contro il sionismo, inteso come movimento nazionalista di autodeterminazione del popolo ebraico. Sotto questa foto ho trovato il seguente commento, che è l'emblema del complottismo: ebrei normali contro il sionismo,
di origine ebrea deviata. Il prelato di Sion è un'antica setta ora collegata agli Illuminati di Baviera, Club Bilderberg e alti gradi delle massonerie. Stiamo parlando di gente dalla cattiveria, furbizia e organizzazione satanica. Che immane casino. La persona che lo ha scritto attribuisce la parola sionismo al priorato, ignorando completamente la natura dell'immagine che vede. È questo tipo di superficialità che porta al becero complottismo moderno. Per documentarsi e capire che si tratta di bufale basterebbero pochi click, ma chi è preda dei propri bias di conferma purtroppo difficilmente abbandonerà le sue convinzioni, anche se la cruda verità gli viene sbattuta in faccia. Eh sì, non sono molto ottimista. Per ora è tutto, al prossimo paradosso.